lavoro del viticoltore è sempre incerto. Quali sono state, o lo sono tuttora, le maggiori difficoltà che hai dovuto affrontare e le più belle soddisfazioni che hai avuto? Le difficoltà nel nostro lavoro sono ultimamente sempre di più la monocultura che è diventata la viticoltura in generale. Oggi troviamo vigne dove fino a 5 anni fa c'erano seminativi e questa cosa alla natura non piace. È un sistema che la natura cerca di combattere in qualche modo. In biologico non abbiamo le armi che hanno i convenzionali. Oggi dobbiamo puntare sulla biodiversità per avere un vigneto più in equilibrio con la natura. Un'altra difficoltà è legata anche soprattutto al cambiamento climatico e noi viticoltori lo vediamo in prima persona. Pensate che una volta il Tai Rosso si vendemmiava fino a ottobre, anche a novembre, con la nebbia. Da piccolo mi ricordo che si vendemmiava col freddo. Oggi stiamo vendemmiando in agosto, il Tai Rosso in agosto. La vite è una pianta straordinaria che riesce in ogni caso ad abituarsi alle nuove condizioni climatiche. Quindi vendemmiare quando l'uva è matura, non stramatura, e seguire un po' i tempi che il ciclo naturale ci detta. La più bella soddisfazione è stata quella di valorizzare un vitigno che era sottovalutato perché non era il periodo storico che richiedeva quella tipologia di vino lì. Tanti vecchi vigneti di Tai Rosso stavano per essere estirpati e noi controcorrente, cocciuti, abbiamo insistito e siamo riusciti un po' a dare una nuova identità a questo vitigno, puntando su un'azienda mono varietale, quindi solo Tai Rosso all'inizio. A livello genetico, come sapete, il Tai Rosso è parente del Grenache. Si trattava solo di trovare il sistema per valorizzarlo a livello vitivinicolo. Quindi sperimentare, abbassare le rese in vigna, puntare su un'agricoltura naturale, distinguersi da tutto quello che era il mondo del Tai Rosso all'epoca. Così facendo, oggi siamo arrivati ad avere un vino che ha una personalità diversa rispetto a quello che era in passato, ma comunque rispecchia la beva e le caratteristiche di quello che era ed è sempre stato. Però si sa difendere bene a livello internazionale con i fratelli Grenache, i cugini della Garnacha, del Canonau.